che il testo unico degli enti locali prevede che le amministrazioni comuni possono fare dei consigli comunali congiunti. Allora, è, di fatto è un comportamento dei cittadini che fanno pressione dal basso, chiedono ai politici, perché chi sta nelle aule, nei più scranni, di convocare questo consiglio comunale. Ovviamente, se recepiscono, noi dobbiamo fare pressione affinché, diciamo, i politici recepiscano questa pressione, fanno questa convocazione e si apre il dibattito in aula. Il fatto che sia congiunto è significativo, intanto perché è un fatto inusuale. Non so perché, ma nel nostro meridione, in particolare il Puglia, non si sa nemmeno cosa sia un consiglio comunale congiunto, monotematico, in seduta aperta. Una seduta aperta, poi, che cosa presuppone? Presuppone l'intervento di rappresentanti di associazioni, stati e movimenti, ma intervengono verbalizzando i loro interventi. Questo è un fatto previsto dal testo unico degli enti locali. Allora, se i monopoli potessero dare l'esempio e per cui riuscissero a fare questa comunicazione, secondo me poi su questo, questa iniziativa può essere legittima di tutti gli altri comuni e interessati a questa situazione. Prego, prego.